abbiamo evocati, ci abbiamo girato intorno, li abbiamo citati, abbiamo sentito qualcosa, ne abbiamo parlato. Oggi abbiamo la possibilità di averli direttamente in studio, in Sul Sound System. Live and Ciao! Chiaro moi! Ciao a tutti! Saluto a tutti! Puglia Calling, Sul Sound System sta qua! Mena camena di cubruciati moi! A Radio Popolare, sì! E questa è l'energia dei Sul Sound System, che è vivo nello studio di Radio Popolare Salento per Puglia Calling, Popolare Network. E ne abbiamo parlato con Pagoda rispetto, diciamo, sia all'importanza che hanno avuto nella nascita, nella creazione di una coscienza musicale salentina, di come anche, diceva Pagoda, la notte da Taranta non ci sarebbe stata senza il Sound System. Questo è Te Fumo, un brano del 1996, quindi diciamo così, io innanzitutto chiedo scusa sia ai Sud che agli ascoltatori, perché dovremmo comprimere tutta la loro storia in una ventina di minuti, e sarà, diciamo così, anche un sacrificio per noi dover scegliere i pezzi. No, è un piacere quando comunque vedi la gente che è così preparata, gente come te che già sa quello che deve mettere, perché conosce comunque il repertorio e la storia di un gruppo, e a noi ci fa solo piacere sentire e ascoltare queste canzoni che avete selezionato oggi, insomma. Quest'anno portate in giro il tour del ventennale del Sul Sound System, facendo riferimento, diciamo, non all'inizio della carriera, che forse ancora prima, ma all'uscita di Fuego, diciamo, che come data storica, poi gli storici si affezionano alle date, quindi 1991, 2011, 20 anni a partire da Fuego. Questo è il primo, quello da Fumano, è il primo CD che avete pubblicato, il primo album completo con una pedra. Come dire, che cosa è rimasto dei Sul Sound System dell'inizio, degli esordi? Ma è rimasto quello che c'era durante l'inizio, anche perché c'è il proverbio dice: se nasci tu non muori quadrato. E bene o male è stato, cresciamo con quella scuola, perché è stato una sorta di imprint per noi, perché non ci ha abbandonato mai, sia il modo di avvicinarsi alla musica, di comporre, ma anche il modo di viverla insieme alle persone. Per noi rimane sempre, diciamo, un momento catartico che cura noi, ma cura, lo sappiamo che cura anche gli altri, per questo lo reiteriamo con gioia in una terra come il Salento, che prima da adesso non aveva questi spazi e questi momenti di condivisione e di espressione della voglia di vivere. Eravamo visti sempre come un sud fatalista, mentre in questi vent'anni il cambiamento sì, c'è stato. Oggi i giovani magari guardano al futuro con un'ottica differente, non si vedono più in un angolo angusto del mondo, ma vivendo in una terra che si muove e partecipa, si sentono partecipi appunto di un cambiamento. Poi magari può succedere che ancora oggi si emigra, però vediamo che i salentini anche altrove si fanno rispettare e cercano di lasciare un segno della loro vita, delle loro gesta. Il generatore ha fatto partire Afro Ragga Taranta Jazz, che è sempre dello stesso album. In quel pezzo c'era, diciamo sì, il manifesto di Sul Sound System, quello di mischiare Salento, reggae, che era una novità per l'epoca, l'Africa, il jazz. È rimasto ancora quel mix di stili all'interno della vostra musica? Sì, come no. Tuttora oggi cerchiamo di trovare nuovi orizzonti. Proprio quello, diciamo, la musica è essenza, rimane sempre la forma per noi, il reggae è la nostra forma di espressione principale, però oggi c'è una maturità nei confronti di qualsiasi tipo di melodia, di accordo, di musica. Oggi siamo molto più sensibili un po' a tutte le sonorità che ci circondano, e quindi è bello mischiare sempre, anche perché il reggae è una musica che viviamo ogni giorno e si rifà di ritrovare sempre suoni nuovi, melodie che poi ci si può pure ripetere, però è creare melodie sempre, creare sempre nuovi incastri melodici, rende la musica sempre viva, per quello ancora oggi è come una fiata. Sì, infatti poi l'hip hop, ricordiamo delle mitiche dancehall di GGD, Treble, insomma l'Isola del Cantiere nell'89-88, che loro partivano dal Salento a mettere l'hip hop nell'isola, che poi è diventata comunque il punto di riferimento dell'hip hop. Gigi arrivò con Ninja Man e Floor Gun, con un remix di Ziggy Dop, su un ritmo funk un attimo rivisto in chiave hip hop, che veramente spaccava tanto. E come non puoi fare a meno, insomma, tutto il movimento è nato insieme in quegli anni, il reggae insieme all'hip hop, e tutto il movimento che c'è stato dietro, insomma, è un bagaglio musicale che ci portiamo dentro. Sì, perché chi conosce meno la storia del sud ormai ha capito che stiamo parlando veramente delle radici
della black music in Italia. Io per riferirmi ad quello di cui parlava Nando prima sulla generazione dei giovani salentini, abbiamo un pezzo del 2003 da Lontano, si chiama Ambizione di Terron Fabbro. Vorrei dire, anche questo tratta dall'album Lontano del 2003, a quasi 10 anni di distanza qualcuno sta scoprendo le proprietà terapeutiche della cannabis, come cantava Don Rico in questo pezzo. Fanno finta di non saperlo, cioè cercano di convincere le persone che la cannabis è uno strumento, non so, di perdizione, di mafia, ma tutti, chi la consuma, chi l'ha consumata e chi conosce, pur non essendo un consumatore, diciamo, la storia di questa pianta, sa benissimo che in tutti questi secoli ha portato soltanto benefici. Non ho mai ucciso nessuno, i morti ci sono stati soltanto per i narcotraffici che purtroppo vengono creati proprio dall'illegalità, e di questo ne soffrono invece i malati. Ricordiamo che ha delle capacità terapeutiche che nel caso della SLA, del glaucoma, diciamo, produce dei vantaggi enormi, soprattutto per le persone che soffrono e purtroppo per colpa di leggi stupide come quella che ha fatto Giovanardi. Fare la sperimentazione in Italia è molto difficile, poi magari in Puglia siamo più fortunati per via, diciamo, del governo che è orientato verso questo tipo di politiche, però dovrebbe essere, diciamo, in tutto il mondo. Puglia Calling. Sì, ma cioè, allora, per colpa del proibizionismo milioni di persone muoiono negli ospedali perché non ci sono fondi economici per curarle. E questi fondi economici invece vengono sperperati per fare l'antiproibizionismo, per fare il proibizionismo, per armare inutili crociate, per parlare, fare a morire anche tanti poliziotti, perché se si vede quello che succede in Messico, lì c'è in atto una guerra assurda che soltanto la legalizzazione potrebbe fermare. E ricordiamo anche che è morto direttamente per causa del proibizionismo, come Stefano Cucchi, che proprio in questo periodo. Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, adesso hanno aperto le indagini di Giuseppe Uva, che è stato proprio atrocemente ucciso perché è considerato un fumatore un poco di buono. E questo del proibizionismo è un altro grosso tema che ripercorre sempre, diciamo, la vostra produzione, la vostra dall'inizio dei tempi ancora oggi, diciamo, ci sono degli inni dei gridi di battaglia, certe vostre canzoni. Noi adesso abbiamo un pezzo di Dammene Ancora, ed è un, anche qui è un inno, diciamo, la gioia. Positivo, un inno alla gioia, un inno alla musica, e che serve, diciamo, sia a far non soltanto, diciamo, l'aspetto di, come dire, di protesta, di critica, di analisi della società, di sostanzissima, ma anche quella gioiosa, diciamo, di vivere intorno e per la musica. Per fermare la musica stasera è proprio il riferimento giusto, insomma. L'album è sempre Dammene Ancora, l'anno il 2008, questo pezzo, il Business Command, insomma, la dice lunga, e credo che siamo arrivati all'attualità di fatto, diciamo, su Sanzissim hanno, con qualche anno di anticipo, hanno parlato della crisi economica senza conoscere, come dire, il momento in cui stiamo vivendo oggi, nel 2011. Diciamo, basta essere un po' sensibili a quella che è il sistema economico, a guardare un po' bene come stanno le cose, e già c'è da riflettere pesantemente. Poi, in uno stato come quello di italiano, molto corrotto e mafioso, veniva naturale fare una canzone del genere. Poi eravamo, quando abbiamo scritto il Business Command, c'era pure proprio l'inizio della guerra in Iran, quindi in Iraq, quindi ci ha pure stimolato il fatto di parlare di questa gente che face guerra e parla di pace, sì, quando non è la verità, perché diciamo che l'Occidente è il mondo che si ritiene civile, ma che tutt'oggi fa le peggio brutalità alla terra e ai popoli della terra. Ma anche controproducente per il mondo civile, perché nonostante tutte queste guerre, diciamo così, lo stesso Occidente sta più in crisi di quando le guerre erano iniziate. Ma quello è il modello sbagliato dell'Occidente. Innanzitutto ci troviamo nella crisi perché pochi lo dicono, qualcuno lo sa, ci troviamo nella crisi perché Bush decise di far stampare 70 mila miliardi di dollari proprio perché erano in crisi, per pagare le missioni in Iraq e in Afghanistan. Questo poi creò le varie bolle a cui poi si unirono le speculazioni finanziarie che ci hanno condotti al crack. Questo è stato il primo passo. Questo invece deve far riflettere sul modello finanziario che accompagna, diciamo, la vita di tutti, sia dei proletari, sia dei ricchi, dei poveri, di chi ha, di chi non ha. Purtroppo il sistema odierno è basato su un sistema capitalistico che è stato creato 300-400 anni fa, quando la popolazione mondiale era di 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi appena di persone. Oggi siamo il doppio, siamo 7 miliardi. Il capitalismo diceva che potevi prendere risorse ovunque, le potevi trasformare e venderle a chiunque, ovunque. Questo era il capitalismo. Trasformare le risorse a scapito poi di guerre, no? Così come succede per il petrolio, per il carbone, per l'oro, per l'argento, per le materie prime in generale.
questo sistema, seppur malvagio, perfido, diciamo, è disumano, poteva funzionare quando c'era una popolazione mondiale di 3 miliardi al massimo di persone all'inizio del capitalismo. Oggi siamo 7 miliardi. Oggi, per andare avanti, l'unica risposta è il contrario, è la decrescita sostenibile. Finché il PIL ha potuto, diciamo, essere discutibile, opinabile, perché per me non lo è stato mai, il PIL dice che anche una morte produce reddito, questo è già aberrante. Finché ha potuto funzionare con le cifre di una volta, di 3-4 secoli fa, appunto quando è nata la rivoluzione industriale, poteva funzionare. Oggi come oggi, ripeto, siamo 7 miliardi, non possiamo rubare il cibo a chi ancora non è nato, perché se oggi noi mangiamo troppo, non è che stiamo ammazzando soltanto anche i bambini dell'Africa, stiamo ammazzando anche quelli che non sono nati. La crisi di oggi sta facendo male a noi, ma sarà ancora peggiore con chi nascerà, perché gli stiamo lasciando un'eredità di merda. Il prossimo pezzo, infatti, è anche legato alle conseguenze di questo, diciamo, capitalismo feroce e selvaggio del Lampedusa, una bellissima combination, una delle tante che i Sud hanno fatto con gli artisti internazionali. Lui è Luciano, The Messenger, uno dei più grandi voci giamaicane di oggi, e il pezzo del Lampedusa è forse anche un, diciamo, un canto di speranza. E come detto all'inizio di trasmissione, anche ripetuto in varie puntate precedenti, insomma, il Sound System è stato quasi un marchio della rinascita salentina 20 anni fa, quando solo questo pezzo di terra era sconosciuto e più la gran parte della gente veniva qui per sentire le dancehall, perché aveva sentito parlare di Salento nelle canzoni di Sound System. Oggi la situazione com'è nel Salento? Sicuramente siamo più consapevoli. Ancora di più, siamo più consapevoli, insomma, che dobbiamo comunque accogliere la gente e fargli capire sempre che comunque questa non è una via di passaggio, non è un posto dove ti vai a fare le vacanze, fai quello che vuoi sporcando e poi vai via. E la gente ci vive anche l'inverno quando la situazione è meno gioiosa. Da molti anni si fa di tutto, insomma, per mantenere viva questa situazione. Poi in estate c'è l'esplosione totale in cui si mettono in mezzo gente che nell'inverno magari si fa le vacanze altrove. Dunque bisogna essere un attimo più obiettivi e continuare la conservazione di questa magnifica terra e lottare ancora, perché insomma le ultime notizie ci danno ancora il dovere di dover lottare per la salvaguardia di questo posto, come abbiamo fatto, insomma, dal 2006, e stiamo continuando attraverso le canzoni, attraverso i convegni vari che si fanno andando. Anzi, colgo l'occasione per salutare i ragazzi del No Carbone di Brindisi, con la quale continua una lotta, ma che deve essere di tutti i cittadini, non solo dei cantanti, e questo è il concetto che vogliamo trasferire. Lo devono fare tutti, perché la terra è vostra, bisogna difenderla dalle ecomafie, ma non soltanto per un gesto ideale, ma per la salute pubblica, perché se sporchi la terra si muore. Noi chiudiamo questo speciale con il Sound System proprio con Casa Mia, che è un tratto dall'ultimo album Ultimamente del 2010 del Sound System, e tratta proprio di questo, di un amore della propria terra che diventa, diciamo così, anche attività di protezione, di tutela, diciamo, soldati della propria terra. Vi ricordo che su YouTube trovate anche il video di Casa Mia, è un video molto bello ed intenso. Un saluto, diciamo, agli ascoltatori di Popolare Network. Un saluto al Popolare? Bruciamo voi, ardi cuore, come lo facciamo? Sei pronto, scopri orizzonti nei, questa musica te porta un giorno e posto caway, abbattimo le frontiere, libera popolare, popolare, insieme allo Sound System, chiaro voi, bruciamo voi, brucia! Sound System c'è sta casa, aia! Al voi, No, 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 no